quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ed ecco gli ingredienti per i nostri biscottini tutto frutta: 125 grammi di cocco rapé e 2 banane, le mie sono biologiche, anche il cocco rapé, il mio è biologico, più una tavoletta di cioccolato fondente, la mia è all'85%, ma voi scegliete la percentuale di cacao che più gradite. Iniziamo subito. Sbucciamo le banane. Se sono un pochettino più avanti nella maturazione è meglio. E con i rebbi della forchetta schiacciamole ben bene. Ottenuta questa cremina di banane, versiamo dentro i 125 grammi di cocco rapé. È arrivato il momento di sporcarsi le mani. Prendiamo un pochino di impasto, lavoriamolo bene tra le mani, facciamo una pallina, così, schiacciamola un pochino a mo' di polpettina e poniamola sulla leccarda del forno precedentemente rivestita di carta forno. Bene, mettiamo i nostri biscottini in forno a 180 gradi nella parte medio-bassa del forno per 15 minuti, forno combinato, quindi ventilato ed elettrico assieme. Se non avete il forno ventilato, 185 gradi, 15 minuti su forno statico. Mentre i biscottini cuociono in forno, prepariamo il cioccolato. E allora spezzettiamo la nostra tavoletta. E scegliete voi come far fondere il cioccolato, un minuto al microonde oppure a bagnomaria o come faccio io direttamente su fiamma, stando molto attenti a non farlo bruciare. Ok, cioccolato pronto, aspettiamo che si ultimi la cottura dei biscottini. Staccate sempre il cioccolato dal pentolino mentre lo state facendo sciogliere. Io ho già spento la fiamma perché appena inizia a fondere, quando è arrivato a 2/3 di fusione, io spengo e faccio fondere il rimanente terzo, così col calore dell'altro cioccolato. Bene, aspettiamo che si approntino i biscottini. Tiriamo fuori i nostri biscottini dal forno ed eccoli belli e cotti. Cosa facciamo adesso? Ho preparato un pochino di cocco di questo disidratato. Se non l'avete potete utilizzare anche lo stesso cocco rapé, per questo non l'ho detto tra gli ingredienti. Quindi cosa faccio? Semplicemente prendo ogni biscottino, lo tuffo solamente nella parte superiore nel cioccolato e guarnisco con qualche pezzettino di cocco, che può essere cocco rapé appunto oppure cocco a scaglie.
I nostri biscottini sono pronti per essere serviti. Adesso fateli rapprendere bene, fateli raffreddare e fate sì che il cioccolato diventi solido, dopodiché serviteli con un tè, per colazione, come snack quando avete fame e non volete mangiare nulla di pesante. Quindi zero zuccheri se non quelli del cioccolato, il mio era l'85%, quindi zucchero ce n'era veramente poco, solo gli zuccheri della frutta e tanto gusto tropicale per uno snack veramente buono e speciale. Vi lascio le foto e ci vediamo subito dopo. Ciao!